Che spusa candeloio! Pronti? Dai, avanti! Oggio, Oh, ma che roba! Oh, ma l'amore è subito qua! Sì, guarda che questi prodotti qua si incenerisce. Però la gamba è formentora, sta bene a verde, va che bene. Scusami. Dime. Che hai buttato anche i concimi fogliari dentro anche? Sì. Sì, era sua miscela standard. Quello granulato? No. Non uso quei granulati perché mi fa sempre un po' fatica a miscelare. Sono tutti prodotti liquidi. Ora. Mi fido. Se miscela meglio e lavora meglio, insomma. Mi fido. Sì. Qua che sei a precision GPS, lavora ad hoc. E te vuoi venire a farlo con quel cancro che ti ha a mie tre? Ma guarda che... Guarda che se poteva fare benissimo, E cosa? Però gli serve proprio l'essenziale. Raga, per fine fotocellule, dopo mio. Sì. E lei è un bene perché il mago non si spreca niente con poco tutto quello che costa di serbo. Sì, guarda che quattro gocce che ho messo prima parliamo 1500 euro, 1500 euro? Ciccio. Cannaia, ciò! Ma guarda che i trini e i frumentoni c'è anche altra parte? Cosa fai tu? E tu li hai trasonti? Sì. Se... Dobbiamo far così, Ma bisogna che ti segui i trini, occhio! Cosa fai tu? Ti scarisci il timone! Guarda che lavori da poi, sono l'unico che fa danni, vero? No, ma va bene così! Guarda tu che sei ira! In mezzo al capo! Occhio! Arrabbiate che devi schicchiare! Porco! Fa che roba! Ma è anni te chiamo, ma è anni! Ingegneria rete metallica te che fa tutti! Guarda, neanche una gamba perché passando in diagonale te intramezzi una gamba e che altra? Sì, è come la prima e la seconda frenata. Esatto, proprio andare pian. Bisogna andare pian, sì. Questo è l'unico handicap. Guarda che lavoretto. Un lavoro di massima precisione. Il campo che guarda, chi sei io? Boh, a posto. Aspetta, fammi vedere, che non mi ricordo altro. E go, memoria corta. Vabbè, questo di qua è mio. E quello di Ale, aspetta che ti dico subito. E lei di Franchi. Però... Cosa che sei? Va bene. Cosa che sei? No, era un... No, per dire che... Non te garai più base per i prossimi 2-3 anni, Ma l'importante è che il raccolto venga massiccio. Sì, perché qua anche se un concime fogliare che se... Ma sei a norma che prodotto io spero? Sai che mi ogni anno mi viene solo il perito qua a controllare la terra? Poi viene solo finché il vuoi e... Insomma, funziona? Anche il mio funziona, si vede che sono vecchio, caldo l'olio, ma se viene qua mi fa il controllo della terra e analisi. Non trova niente perché questo qua è fogliare. Ma andrà a finire sulle falde, si impregnerà sulla terra, no? No, è un sistema volatile. Volatile. Mario! E tu mi hai sentito di una roba, un diserbo volatile?
Mio, sentivo tante altre robe volatili, ma... Oggi che mi fa volare via i capelli, no, oggi? Oggi. A posto. E sono finito il campo? Sì. E te cago di fianco? Dai, intanto... Saro su e... Anche bastare te ne resi per tre sassi qua, eh. Occhio. Ho capito, che sei un albero qua. Bisognerebbe tagliarlo via. Ma fa ombra la mattina questo qua. Guarda che te fa ombra e piante te perdi il raccolto. Cosa vuoi fare? Vedi il vicino che l'albero è. Non vuoi mia? Mi raccomando il fosso qua. Sì, ti servemo anche dentro. Bravo. E così scuso tagliare con il legispugliatore. Vabbè, ascoltami, mi te asso qua intanto. Mi sì, sì, adesso qua no, farmi un po' di tempo. Ma boh. Oro. Mario, dobbiamo finire di lavare le macchine. Sì, dai che no. Obi. Riportiamo. Oh, adesso qua siamo anche in linea con tutto. Giusta carreggiata. Dunque ragazzi, qui stiamo quasi ultimando... cosa c'è a botte che continua a muoversi in parte? Comunque va bene, stiamo finendo e mi manca l'ultima passata. E niente, insomma, qua siamo dall'altra parte. Veramente trattamenti mirati di precisione. Oh, precisione, fermate. Ma chi sei che siga? Oh! Che, ma dove? Ecco. Piante! Dimmi Oreste! Ma ci devo fulminare! Perché? Guarda, non te che mi ha fatto un sauna anche il casco qui? Ma no, col clima sei impostato a 12 gradi dentro il trottore! Non vedo niente il clima su Sanremo! A te ci devo mandare tutte le piante, guarda, ti si cavaghe scorse per fin! Porco e fuori, ma come sei possibile? Ma come sei possibile? Guarda, te che per fin il sensore che l'hai incattia in... del tronco! Maria Santissima! Ma te mi smacchia, guarda! Abbiamo fatto i conti con il GPS, doveva stare tutto, ma... doveva stare tutto, è mia la femmina? Ho capito, perché Guido sto un po' in qua che diserbo anche al bordo, se... ascolta, ma se te stai dietro scrivi là, non sai che cambia, No, sì, ma si vede che si è spostato 2-3 centimetri. 2-3 centimetri, ho capito, ma... Ascolta, la macchina non sbaglia, è l'operatore che sbaglia. Ma... cioè, non sai che sei spostato a terra e... non sai che sei spostato. A terra. A terra gira, lo so, non sei piatta. Ma era se sei spostato e il satellite sta fermo... Sì, ma c***o... se si sposta a terra si sposterà anche le piante, no? No, le piante sono rimaste ferme. Se sei spostato il satellite... e mega... e il GPS qualche centimetro. Centimetro? Esatto. Ma ti senti che devi sbagliare a programmarla? L'unica roba giusta è stata quella che ti hai fatto. Cosa? Aver messo gli oggetti cesti giusti. Sì. Vedo. L'unica roba che ti hai fatto è san. Beh, io ho scritto sul manuale. Ah, vedo. Seguire sempre il manuale. Sì, è cosa, si fa tutto dal manuale. Comunque, ascolta. Tranne il GPS. Bisogna che firmo una roba. Cosa? E siccome a me c'è Maccione e dovrei venire anche in farma da me. E con fretta e voi di silato. Ho capito, fai vedere le piante cosa mi metto a tirarle su a man. Ma infatti adesso, siccome non hai diserbare anche altra parte, è capito che mi vedere anche come che siamo di io trattarle. E mi vedere la pianta se la sta bene, se la è stressata qua e là. Stressata? Cosa vuoi dire? Sì, stressata e... Ma ora una domanda che ti faccio. Sì. Come siamo io a diserbare e chissà che con chimici che ti hai fatto dentro che a volte gli stai scusando che sassi o che... Ascolta, che fiamo vedere il mais prima che diserbiamo? Così manco mi dice, ma qua bisogna diserbarlo. E non altro se caviamo ogni 2 ore, no?
Eh beh sì. Beh, lo capivo cosa voglio dire. Sì, ah. Perché se che fermo vedere qua del Rio. E a pianta, sa, momenti amore. Allora, adesso te parti che momenti amore. Par de giorni. Devo dare acqua. Mia acqua no, mia acqua. Ma guarda che amore, guarda che se, se te sbianchi il campo, E cosa vuoi fare? Dare acqua? Ma non ho niente, mi fa bene dare, ho il fosso, ma non ho le pompe, non ho niente. Cioè, ho bisogno di dare acqua, bisogno che piova, bisogno che assolutamente 2 o 3 giorni al massimo. Perché guarda che te fa... No, terra bruciata, le... Ma è bruttissima, cosa vuoi andare a noi io da un pivò? Guarda che butti via tutto e per 2 anni non te fa più, non cresce più neanche una foglia se non te dai acqua. Maria Santissima, ma di solito dice ogni quinto anno le cuoio buono per mais. Che altri 4 di qui i cancari. Esatto. Cosa fermo? Come cosa fermo? Ti bello te dai acqua. Non mi metterò a pisare, ma ascolta, ma ora cosa vuoi andare? Tu un coso? Bisogna dare acqua, ho avuto mettere quello in affiatoio, ho avuto mettere qua la pompa dell'orto, ho avuto mettere quei botti. Maria Santissima. Guarda, te puoi fare un cronometro, 71 ore e 58 minuti che riceva acqua entro scadere del tempo, se no nel giro di 5 minuti viene tutta la pianta bianca, si disertifica tutto il campo. Ma capito, puoi stare a pileiero quello oggi no? No, perché te mi hai detto che è un mucchio d'erbaci, che non muore, che qua e che là. Guarda questa, avevi incendiato, puoi dare fuoco. Esatto, beh sì, Guarda che mistero. Ascoltami, e ora, avevo fin, cosa posso sentire che preventivo che mi fa? Vedi, guarda che se no, nel peggiore dei casi, si può riempire i botti dei liquami, di acqua. E dopo per buttarli in mezzo al campo cosa facciamo che vuoi lieto? Te passi e passiamo col bocchetton. Ma mi tocca per stare al campo, no? Ciò. No, e dopo col crisi? Col crisi dove va ne de manco ogni metro. Mamma mia. Vabbè, ascolta, però non mi fare un preventivo intanto. Puoi sentire un rodoeon, qualcosa? Dai, provo a fare un preventivo, ascoltami. A Ciong è ora che fermo vedere come è guido. Ma Ciong, deve far vedere i campi di A, guarda, mi go a finire qua un quarto d'ora, dopo passo di A. Ecco, e ora mi che faccio vedere qui intanto. Fai vedere qui, devo su arrivo, guarda, dopo. E questi qua che dico, che le accompagno, ecco. Sì. Sta a fare vedere. Ma boh. Boom. E sei che sta repilato perché ti messi i piatti. Adesso. A parte che io voglio tirare via. Vabbè, ora aumentiamo la dose di serbo, le more di Osoe. More di Osoe, devo fare. Ma, tanto, intanto andiamo avanti, dopo vediamo. Boh, ci vorrei schivarle a pillo. Bene. Finiamo le teste. C'era. Guarda che botte, signore. Là. Passiamo un attimo qua di testa. E dopo finiamo il curtulo là in fondo. E abbiamo completato anche il campo grande. Marco! Ehi! Ho già parlato la rama in cabina! Sì! Ma il trattore non è mio! È mio però! Se la piega la marmita, c'è poi gli specchi, in cabina... No, guarda Dani! Canaglia, il papà però le ho ancora in moto! Vabbè! Le ho ancora in moto! Filtro, marmita, ciari, specchi, vero davanti! Tergicristallo, montanti. E per fortuna non è la pigiante? Sì, è che ieri era la pigiante. Ho perso per strada, perché dire... che cagano qua. Sì. Tu qua c'è la cavalia. Ho casa, pieni. No, torni, dopo te fai sistemare.
Da chi sei che fa questo male? Te vedi Artemio, te che dici che mi è tre, il magazzino pieno di tocchi per i Fiat. E ora lei mi fa solo con questo per fare un sì. Preventivo. Ora che la marmitta scota se te la metti dentro in cabina. No, 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 no. Occhio che sennò ti c'è più di serbo e te resti là. Ti aiuti? Guarda la mia che è qua candeloio. Ma che altro tu devi una cinesina? Candeloio. Guarda Erbassi, bisogna che venga qua quel brassetto. Guarda che roba. Oh! Quel Mercedes, sì, guarda che roba, c'ho. Ah, buongiorno Leste! Oh, senti che freddo! Freddo! Penso malita colta! Perché ti non te mia sangue, ti blate bei ombre! Ombre! Cos'è se le ombre? Ombre! Vino nero! Ah! Ma non c'è la città! Non sono razzista! Come lo chiami tutti? Vino? Ma, vino ma... rosso? Ma, vino mi ha visto rosso, ho sempre visto nero. Ah, tu vedi problemi con occhi, guarda, tu vedi anche credo da sole. Vale male. Guarda, ascoltami. Vale qua. Oh, ma che bello. Cosa mi hai detto? Ah, allora, non è male, vedo che è buona. Vedo ma molto verde. Però vedo anche il erbacce qua. E le erbacce non è un problema. La sera sicura? Sì, sì, sì. Ascolta, cosa mi consigli tu qua? Perché abbiamo ancora a attaccare e diserbare. Ah, botta di serbo. Sì, ho capito che vuoi a botte a diserbo. Non è che posso diserbare pisando che attacca la pianta. A tu non avevi le botte? No. Leggi il mio labiale. Ti ho detto che io la botte ce l'ho. Che diserbo bisogna fare? Non sapere. Come non sapere? Io avevo la mia casa, non potrei sapere le cose qui di agricoltura, di il batte e la bavaglia. Maria Santissima. Che cosa per non stressare la pianta? Vabbè, ovviamente devo buttare il diserbo solo dove c'è la pianta qua, brutta pianta qua. Tu non spargere tanto. Tu buttare solo dove c'è le piantine. Se no poi mio mais è morire. Ah, se tu volevi fare così, va bene. Ogni pianta. Ah, va bene. Basta avere il mio mais, ho bisogno di mais, io quasi finito quello che avevo il mio gas. Va bene, ascoltami, comunque ti dico che è buono come mais. Beh sì, ho visto la pianta essere bella in forma. Anche questo molto qua, vieni a vedere. Vediamo un attimino qua, un po' qua, un po' là. Vedo questo qua che ha la possibilità anche di beararlo, vedo. Ho anche il fosso qua. Oh, perfetto. Che ha la possibilità però. Però c'è il problema, giusto? Cioè, cosa hai tu? Mi manca le finanze. Scusa un attimo. Avrei bevuto un poco di acqua. Sì, rospia anche i girini, devo su per naso. Ah, posso sputtare il girino. Sì, il girino, ti fai camoletta al naso dopo, col girino. Ti fai girino al naso. Ascolta, è questo? Allora, questo qua, vediamo, andare un po' in mezzo perché... Al lato è sempre messo male. Mi vedo che è tutto guaivo già. Ah, tu ve le occhio poco le nato, io se le spelto. Non scherzare. Candeloio, qua non è mia nato. Come non se le nato? Dove? Qua non è mia nato, guarda, che 4-5 gambe qua. Ma che ve le seminato qua? Che ve le fatto casino? Mi ho invito al tuo collega F. Marco. Ah, sempre fare casino, lui dice sempre, io sono bravo a fare tutti i lavori perfetti, tu fai sempre casino e poi fa la palla. Che per fortuna se ha scropato l'elemento, perché sennò sta figlia qua non sarebbe niente. Ah, bello, sì, tu avrai ragione, va roba. Ma è santissimo. Vabbè, dai, essere solo questo pezzettino qua, vero? Sì, sì, per fortuna. Vado per 10 gambe, cosa sei? Sì, sì, non ho problema. Ecco, okay, comunque... Però... Mais, stupendo e ora? Sì, mais è provato, perfetto. Bene, e ora noi procediamo con la diserbatura e ora? Certo, buttane poco ma bene in giro per morire fuori tutto. Sì, per servire mais buono. Non sta a preoccuparti, e muore anche il limeghe. Ma non può avere il limeghe, lasciale stare in natura, fare solo foglie e erbe cattive. Vabbè, se va a mangiare le foglie muore anche il limeghe. Volete appena c'è le conseguenze. Guarda qua, maledetta albaccia, mi sta mangiando nutrimento, mio povero piantina. Nutrimento, che buttiamo qualche botte l'uame. Vabbè,
Ascolta. Avere l'appuntamento in giro, fa le cose, commissioni. Oh, e mi vado a finire qua in sta, dopo vado fino a Marco. Quando tu avevi fatto con diserbo, tu chiama le mie venire qua a vedere il risultato, va Ma boh, bene? quello è un po' più alto. No, se va bene anche un pochettino più alto, così vedo come mezza pianta, se è buona, se è ancora in forma. Bravo, quello è un po' più alto, così mago tutto queste. Oh, a posto. Ma per intanto vuoi fare le biogas, quindi che se ne frega anche se ve le ancora infestanti. Ah sì, meglio fare ancora prodotto, più prodotto. Prodotto, se è gamba di mais, se non è la panoccia, se come metà il culo con la merda qua, se qui è che fa sostanza. Vabbè, pazienza, non sarà sempre tutto quanto perfetto, ma almeno essere le poche il bacio. Tu buttare le diserbo, poi venire a vederle, fare le cose, fare i miei controlli. Adesso devo Ma buono, scappare. e un po' di urea anche. Esatto, bravo, mi fa le belle pannocchie grandi. Guardati, guarda, oh, se ha bloccato, qual è il mito, guarda? E che saltare una gamba qua in mezzo qua, tra una gamba e che altra dovrebbe essere un'altra pianta? Ah, guarda che robe. Ah, tu Guardati. dille a tua e fa Marco lì di fare le cose fatte bene, se no puoi tu chiamare qualcun altro. Ah, e che comprare un macchinario che qua assalta grani qua, altro che precisione. Mi sa che vale quell'altro prima. Ve l'hai fatto sperimento. Bene, allora Alessia, Va siamo bene. dopo. C'è dopo Vabbè, qualche po' ascolta, di vedete un tempo. passaggio fin casa. Va bene, dai. Potrà essere qua vicino? Ma Beh, ma amico, ma è gambeccio. ah, ti sveglio. Male le gambe. Là, di portiera. E come si fa a salire la protea? Se le maniglia, dopo le maniglia, tira maniglia. Non vedo niente, ho una pianta. Ah, scusa, aspetta. Vale ragione. Di che roba. E adesso io ne ho 8. Dai, prova. Ma cosa lega Saro? Comano? Allora, Non so così? A Sara. Oh, posto. oddio. Eccola. A posto. Ma Dai, cosa andiamo ascolti tu a casa. Radio Maria? Ah, non sapeva, messo a caso l'audio. Non Ah, ascoltare mai. boh. E se le butto, vedi? Sì.